Benvenuti a questa iniziativa di presentazione dell'offerta magistrale, delle lauree magistrali del Dipartimento di Ingegneria. Oggi sarà presentata la laurea magistrale LM33 in Ingegneria Meccanica. Il professor Grimaldi, presidente del corso di studi che comprende questa laurea magistrale, insieme ai colleghi collegati, vi presenteranno l'offerta formativa. L'idea che abbiamo avuto è di presentare l'ampiezza dell'offerta che il Dipartimento di Ingegneria vi può fornire come naturale evoluzione degli studi in una delle lauree triennali di cui il Dipartimento è sede. Quindi, senza ulteriori indugi, io lascerei la parola al professor Grimaldi per la presentazione odierna. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, Daniele. Ecco, credo che si veda, ho condiviso lo schermo. Ringrazio te, ringrazio i presenti, quindi tutti gli allievi in particolare, e i colleghi Cianetti e Tiacci, perché insieme a me poi alla fine di una appunto chiacchierata di presentazione saranno disponibili insieme a me a rispondere su rispettivi curricula, costruzioni, energia e gestionale ad eventuali domande, chiarimenti, consigli, richieste di appunto di ulteriori ampliamenti delle nozioni che andremo a presentare. Allora, il corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica prepara ad essere ingegneri. Allora, qual è lo studente ideale di magistrale? Allora, alcune delle cose che diremo in questa presentazione che vedremo insieme sono condivise, diciamo, in parte dalla presentazione che è stata fatta per l'orientamento all'ingresso alla triennale, ma ci saranno molte cose in più che vedremo. E quelle che diciamo sono condivise con l'altra diciamo presentazione sono assolutamente necessarie perché riguardano comunque l'ingegnere, quindi vorrei dare una rinfrescata anche ai ragazzi che stanno terminando la triennale, una rinfrescata del perché probabilmente hanno scelto questa strada formativa sostanzialmente. Allora, l'ingegnere meccanico che cos'è? È appunto un ragazzo curioso di comprendere il mondo e di cambiarlo, e quindi imparare a progettare, costruire, gestire sistemi, impianti, meccanismi basandosi sulle nozioni riguardanti le leggi della fisica, come dire, le correlazioni, i teoremi della matematica, tutto ciò che riguarda la chimica e così via, cioè sulla base delle materie di base costruire qualcosa che è tipico poi dell'ingegnere che è un costruttore, non è solo un analizzatore della realtà, cosa che è più specialistico fare per esempio per un fisico o un chimico puro. E l'ingegnere è un inventore di cose nuove, un sistematore di oggetti, un progettista. E di fatto non esiste nessun oggetto sulla faccia della Terra che non abbia bisogno di una progettazione meccanica, anche un cucchiaino. Facevo questo esempio appunto tempo fa nell'altro incontro di orientamento: un cucchiaino di spessore, che ne so, un decimo di millimetro, ma anche se di acciaio, un decimo di millimetro è probabile che non regge neanche lo zucchero prima di averlo inserito nella tazzina, il cucchiaino si è già piegato. E quindi dal cucchiaino alla moto da MotoGP alla centrale elettrica alla turbina gas non c'è nulla che non possa essere o debba essere oggetto del lavoro di un ingegnere meccanico. E quindi quali sono gli sbocchi professionali? Soprattutto, ecco, si raccomanda, ognuno è libero di fare, come dire, le scelte di vita e di professione che ritiene più opportune. Però sostanzialmente è fortemente consigliato un percorso completo, cioè il famoso 3 più 2, ovvero i 3 anni di triennale più i 2 anni di magistrale per avere una formazione veramente completa. Quindi aggiungere, diciamo, alle nozioni di base della prima parte del triennio e alle prime nozioni applicative della seconda parte del triennio, quelle di completamento un pochino più specialistico che vedremo adesso della ingegneria meccanica magistrale. Dopodiché, quando il giovane
uscito dalla magistrale si troverà davanti a scelte di tipo professionale, vedrà due cose. Uno, che può rapidissimamente ottenere un impiego, ed è sempre più frequente, ma questo credo che lo sappiate, magari dai vostri amici, che spesso chi si laurea il giorno della laurea discute la tesi, ma in tasca ha già sostanzialmente un contratto firmato con un'azienda. Cioè, è sempre più frequente che non ci sia, come dire, un'assunzione dopo la laurea, ma addirittura prima della laurea. Cioè, le aziende italiane, anche negli anni scorsi di crisi economica, come anche adesso, in questo momento, come dire, così drammatico per il paese e per il mondo, comunque gli ingegneri continuano ad essere ricercati ed assunti oggi. E quindi, ecco, saper progettare, fare, gestire, sono, come dire, skills, competenze che danno una ampissima possibilità di scegliere voi le vostre opportunità professionali. Cioè, voi siete in grado di scegliere il lavoro che volete fare, non essere solamente scelti. E quindi, ecco, dalle aziende, alla pubblica amministrazione, ad attività professionale autonoma, a ricerca universitaria o in centri privati di ricerca, qualsiasi sbocco è possibile per l'ingegnere meccanico che ha seguito un corso di laurea magistrale. Qui, velocissimamente, non vi voglio annoiare, a Triennale è quella che state ancora percorrendo, sono sostanzialmente 180 crediti, rapportati ai 3 anni, effettivamente i 2 anni poi di magistrale consistono in 120 crediti. Per quanto riguarda Perugia, sapete benissimo che siete suddivisi, avete potuto scegliere fra il curriculum generale con un maggiore approfondimento vero e proprio di ingegneria meccanica, il curriculum gestionale, che non vuol dire essere ingegneri gestionali, ma ingegneri meccanici con alcune skill, ma importanti in ambito gestionale. E diciamo, il naturale prosieguo è di solito quello che chi ha seguito il generale sceglierà poi o energia o costruzioni alla magistrale, mentre il gestionale, come sapete, proprio l'anno scorso sono stato proprio io, come dire, a presentare il nuovo ordinamento al Ministero, abbiamo generato un vero e proprio curriculum gestionale anche per la magistrale, anche se da un punto di vista formale e poi sostanziale non c'è nessun ostacolo a ciò che un generale triennale vada a fare il gestionale di magistrale, magari dovrà mettere a punto qualche conoscenza, qualche aspetto formativo, ha fatto un pochino meno, che ne so, di economia e organizzazione aziendale o cose di questo tipo, e viceversa, quindi un gestionale può anche andare a seguire il curriculum energia o quello costruzioni. E quindi, ecco, che cosa c'è di più nella magistrale? Beh, soprattutto un approfondimento, dicevamo prima, una vera e propria specializzazione in tutti gli ambiti dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria industriale e quindi anche di gestione degli impianti più in generale, con un rivolgersi maggiormente da parte dei docenti anche ad aspetti multidisciplinari e attività di laboratorio. Questa slide poi la riprenderemo in fondo con, diciamo, un contenuto che ritengo interessante e che vi voglio offrire. Da un punto di vista formale, qui molto rapidamente, senza annoiarvi troppo, tanto sapete ormai abbastanza bene come sono strutturati sostanzialmente i piani di studi, CFU, eccetera. Qui a colpo d'occhio ho messo dei colori solo per far vedere che tutto ciò che è nero, ed è all'incirca metà del percorso, vedete, ognuno dei 2 anni ci sono almeno 2-3 esami che sono neri, vuol dire in comune fra tutti i curricula. Quindi si esce comunque ingegnere meccanico con una solida formazione di base in ingegneria meccanica. Azzurro è ciò che riguarda un pochino più il percorso di chi sceglie il curriculum energia, il rosso le costruzioni, in viola quelle che sono in combinata fra energia e costruzioni, sono comune fra le due. Il verde in gestionale, vedete, 3 esami in comune con gli altri, 3 specialistici e così anche al secondo anno. Poi c'è la scelta libera come quella alla triennale che è di 8 crediti, che è del tutto rapportato 3-2 ai 12 crediti che avete come scelta
alla triennale. Come sapete, potete giocarveli come, come dire, esami di insegnamento, stage esterni in azienda, tirocini interni in laboratorio. E poi però ecco la magistrale estremamente importante, come vedete qua, 12 crediti di tesi di laurea. Ed è in gran parte, come dire, orientato anche a questo, è orientata a questo, diciamo, un pochino questa presentazione, cioè cosa potete fare come tesi di laurea. Perché vorrei rimarcare questo, che la tesi di laurea è l'ultimo vostro elaborato da studenti, ma il primo vostro elaborato da professionista, da persona che sta per affacciarsi al mondo del lavoro, ed è un pochino il biglietto da visita con cui vi presentate con, diciamo, la tesi sotto il braccio ai colloqui di ammissione al lavoro. E quindi è un momento di passaggio estremamente importante, che io consiglio a tutti, che è un 6-7 mesi prima di quella che può essere una data di laurea presunta, quando ancora vi mancano almeno 2-3 esami. Cioè non finire tutti gli esami e poi all'ultimo secondo, ah, adesso devo cominciare a fare la tesi. Perché? Perché nelle tesi laurea a volte ci sono dei momenti di stand-by. Se la sperimentale manca un pezzo, se è numerica magari si sono rotte delle CPU, ci sono, diciamo, dei momenti in cui il tempo può essere sfruttato in modo prezioso per terminare gli ultimi 2-3 esami. Quindi ecco, tesi laurea estremamente importante, e poi anche tenere presente l'Erasmus, tenere presente che a volte si può andare a fare la tesi presso aziende in modo tale che l'azienda vi conosca e voi conosciate l'azienda, ma non è, come dire, che sia poi tutto questo. Come dire, a volte qualche ragazzo, no, vede un qualche vantaggio che sia indispensabile poi per trovare lavoro. Assolutamente no. Può essere interessante farlo se poi c'è un bel argomento, una bella tesi. Oppure c'è anche, diciamo, la possibilità di fare tesi di laurea anche fuori dall'Europa. Poi fra pochissimo ne vedrete un esempio. Oppure di entrare, diciamo, in un ambito con una società formativa americana per poter fare delle tesi, rimanendo anche in Italia, di tipo multidisciplinare, che vengono codificate in maniera da poter essere, come dire, spese nel curriculum vitae, ma anche di questo si può, chi vuole, approfondirlo. Adesso vi faccio vedere un piccolissimo contributo che avevamo utilizzato per l'orientamento alla triennale, ma che ritengo utile anche in questo caso, di Yolanda Stocchi, una ragazza che si è laureata, mi sembra, un anno e mezzo fa all'incirca, 2 anni fa, e che sta rapidamente facendo passi in avanti in una multinazionale americana, che è l'ex Nuovo Pignone, poi General Electric, adesso Baker Hughes, ma è sempre lo stesso luogo, impianti, turbine a gas a livello, diciamo, mondiale, che ha sede a Firenze. Ciao a Si tutti, sono sente? Yolanda Stocchi, nel 2018 mi sono laureata in ingegneria meccanica all'Università di Perugia, Grazie. dove ho fatto sia la triennale che la magistrale. Attualmente lavoro in Baker Hughes, ex General Electric, dove sto affrontando un percorso di leadership e di carriera accelerata. Per me parlare della mia università è sempre un grande onore, oltre che un grande piacere, perché studiare ingegneria meccanica a Perugia significa entrare in contatto ogni giorno con persone davvero preparate, competenti e sempre disponibili. Significa creare dei legami duraturi e solidi nel tempo. Significa anche avere delle grandissime opportunità, come quella che ho avuto io di sviluppare il mio progetto di tesi nel campus della West Virginia University negli Stati Uniti. Durante quei 6 mesi io ho potuto collaborare con professori e studenti provenienti da ogni parte del mondo. Ho potuto lavorare nei loro laboratori e ampliare tantissimo le mie conoscenze, sempre sotto la supervisione dei miei professori dall'Italia, che nonostante la distanza mi hanno garantito un supporto continuo. Per me i loro consigli sono stati fondamentali anche dopo la laurea, nella definizione del mio percorso professionale, e tutto questo unito a un piano di studi molto efficace, veramente ben strutturato e sicuramente completo, hanno fatto sì che il mio curriculum fosse un curriculum vincente nel mondo del lavoro.
Per me sono stati 5 anni molto intensi, pieni di sfide, di impegni, ma anche di grandissime soddisfazioni. Studiare ingegneria meccanica a Perugia è una scelta che sicuramente rifarei. Benissimo, allora adesso due parole velocissime, poi andiamo un po' a convergere a cose, come dire, spero per voi interessanti. Due parole su quello che è il contesto produttivo italiano, e quello che vi dirò è un mio pensiero personale, pre-Covid, ma che con il Covid diventa ancora più forte e valido, secondo me. E cioè, negli ultimi anni sostanzialmente tutto il mondo ha visto un grande sviluppo dello schema chiamato globalizzazione, che è uno schema produttivo, ma che poi è anche più che produttivo e permea, pervade un pochino tutta la società attuale moderna con cui si sviluppa questo pianeta. E nel nostro paese questo ha voluto dire, almeno, come dire, a prima vista, ma in fondo poi è vero, un certo decadimento, una certa riduzione della capacità produttiva. Cioè il mestiere dell'operaio è un mestiere meno comune di quello che era 20, 30, 40 anni fa. Quindi è un bellissimo mestiere che è meno frequente. Ma nonostante questo noi continuiamo a essere uno dei paesi più industrializzati al mondo, e questi effetti della globalizzazione, quindi questa concorrenza economica, ci obbligherà ad un declino? Secondo me no, perché se da un lato appunto ci sono tanti paesi che offrono manodopera a basso costo e questo frena sostanzialmente uno sviluppo industriale da un punto di vista, come dire, produttivo o operativo, di fatto abbiamo dalla nostra una forse a volte un pochino troppo stimata, ma comunque molto ben presente, creatività, una capacità che poi non è solo creatività, ma anche capacità di progettare, di pensare, di costruire, di realizzare. E cioè noi con il nostro geniaccio, la nostra fantasia, la nostra inventiva, possiamo essere degli ingegneri progettisti, sviluppatori. Mi ricordo un mio ex allievo che mi disse: prof, guardi, con questa crisi ogni 10 aziende 5 moriranno, ma le 5 che rimangono saranno 5 aziende molto solide, potremo sopravvivere solo se ci saranno tanti ingegneri che pensano, che progettano e quindi sostengono anche poi il reparto produzione della rispettiva azienda. Cioè una produzione che è basata sul fatto di avere in casa, ma fisicamente in casa, non in Romania o in Marocco, il reparto di produzione. Il reparto di produzione ha l'ingegnere. E quindi ecco, prodotti innovativi, prototipazione è tutto quello che in Italia possiamo e dobbiamo continuare a fare. E non ultimo il discorso che è relativo alla regione Umbria. La regione Umbria non è solamente turismo, non è solamente pecorelle, olio di oliva, non è soltanto appunto formaggi e vino buono, ma è anche presenza di poli della Confindustria, che sono il polo automotive, quello aerospaziale, il polo della meccatronica, il polo dell'energia. Ci sono signore aziende a livello internazionale in questa regione, e queste aziende cercano ingegneri e offrono lavoro. E poi soprattutto anche all'esterno, General Motors, Centro Ricerche Fiat, Magneti Marelli Powertrain, Marelli Scarichi, Ducati, HPE, Danieli, che fa impianti siderurgici per tutto il mondo e viene a cercare neolaureati a Perugia. Da Perugia escono persone veramente molto ben formate, tutte queste aziende vengono a cercare a Perugia, in General Motors a Torino, Politecnico di Torino presente, mi ricordo un ragazzo contentissimo, professore, mi hanno assunto, hanno detto che come sto dimostrando di sapere io la CFD, la Computational Fluid Dynamics, come l'ho imparata qua a Perugia, loro, come dire, mi apprezzano più di altri, come dire, fanciulli usciti dalla formazione locale a Torino. Magneti Marelli Powertrain, non sapete quanta gente è entrata in Marelli a Bologna mandando io personalmente il curriculum che mi richiedevano i vari dirigenti, e siamo a Bologna, un ateneo ancora più antico del nostro, che è fra i più antichi del mondo, con ingegneria sicuramente di maggiore tradizione, almeno come anni,
rispetto alla nostra, eppure vengono a prendere persone laureate in ingegneria a Perugia. E dicevamo le aziende, qui ce n'è solo qualcuna, andiamo appunto da Liveco, Alesa, la Baker Hughes, dalla ThyssenKrupp a cose più locali come una Gesenu, a cose un po' più grosse come un Enel, vedete qua Tenneco Federal Mogul, con la quale lavoro io personalmente, con chi lavora insieme a me, che è un'azienda multinazionale americana che fa una marea di prodotti automotive, quindi dal Ferodo alle candele Champion, appunto qui rappresentate, sono tutte prodotte sostanzialmente da questo gruppo, che fra l'altro, diciamo, ha una capacità innovativa molto molto spiccata. Solo che adesso io vorrei fare una rapida carrellata, che questa è del tutto simile a quella dell'orientamento, ma poi ci saranno delle cose in più piuttosto, diciamo, penso attraenti. Qui facciamo una rapidissima carrellata di tutte le cose che abbiamo fatto che stiamo ancora in questo momento sviluppando con aziende, come vedete qui per esempio Piaggio, Aprilia, dove in laboratori che poi vi presenteremo in modo molto rapido ma più profondo, diciamo, ok? Perché quello che vorrei fare oggi è questo: non dare per scontato che un ragazzo della triennale sappia che cosa si fa all'Università di Perugia, Dipartimento di Ingegneria, ambito Ingegneria Meccanica. Col professor Passeri, appunto, il dubbio che è venuto, ed è per questo che stiamo facendo questi incontri, è questo: ma i ragazzi sanno i laboratori che abbiamo, che cosa si sviluppa in questi laboratori a livello nazionale e internazionale? Quindi è un po' lo scopo di questa carrellata. Quindi qui vediamo direttamente e rapidamente alcuni ambiti, e qua a destra vedete ambiti di applicazione, automotive, aeronautico, cioè il mestiere che potete andare a fare, di che cosa potete andare a occuparvi. E qui, diciamo, iniziamo da un'aerodinamica in galleria del vento, che comunque almeno credo sappiate tutti che c'è una galleria del vento, che è un oggetto un po' raro nell'università italiana, perché questa è una galleria del vento con una sezione utile di 2 metri per 2, 180 km l'ora regolabile. Quindi ci viene l'Aprilia per mettere a punto le moto da Gran Premio, insomma, da MotoGP. Sempre industria automobilistica, qui andiamo sulla meccanica fredda a livello di costruzioni e telaistiche, studio delle vibrazioni, elaborazione di nuovi tipi di ammortizzatore. Qua andiamo, questo poi lo approfondirò un attimo perché lo ritengo abbastanza un caso interessante sostanzialmente, progettazione qui l'ho messo come fluidodinamica, ma poi è molto di più e lo vedremo fra poco. Questa è una barca class 1, cioè offshore, che è la Formula 1 del mare, con motori Lamborghini, motori marini, infatti qua vedete lo stemma della Lamborghini. Poi con Ducati e Ducati Corse, flussaggi e flussaggi dinamici, qui vedete, diciamo, le prese d'aria con l'airbox su un bicilindrico Ducati, qui messo al banco di flussaggio, quindi di fatto questo è un pezzetto del motore, gran parte del motore qui, diciamo, non è montata sostanzialmente, ma si vanno appunto a studiare i flussi, se l'anno prossimo rimarrete, verrete al corso di motori, ne parleremo, diciamo, più approfonditamente. Studi di tipo energetico ambientale, come vedete, quindi sostanzialmente trattamento, riciclaggio, recupero, quindi gestione degli impianti, dei processi, ricerca e sviluppo, sicurezza, e vedete qui, diciamo, un ampio ventaglio di aziende con cui i colleghi hanno collaborato e collaborano. E qui di nuovo studio anche a livello proprio di chimico-fisico, di trasformazione dei materiali. Sapete, ormai questo vocabolo era un neologismo ormai abbastanza entrato nell'uso, cioè quello della economia circolare, cioè di cercare di non sfruttare ulteriormente la natura. E un esempio solare è proprio l'acciaio, cioè alla ThyssenKrupp, ex Acciai Speciali Terni, non si è mai partiti dal minerale di ferro per poi produrre l'acciaio. In Italia è rimasto solo una serie di altoforni, che sono appunto quelli famosi, molto noti, di Taranto. Alla ThyssenKrupp di Terni, come in Val d'Aosta, come a Bagnoli finché c'è stata a Napoli,
si usa acciaio riciclato, cioè si rifonde rottame d'acciaio. E questo è un esempio che ormai è da decenni in un paese come il nostro, che è tutt'altro che agli ultimi posti, appunto, nella economia circolare, anche quando non si chiamava ancora così. Fonti energetiche rinnovabili, di questo stiamo parlando ormai tutti i giorni, cioè non c'è telegiornale alle ore 13, alle ore 13.30, alle 20, alle 20.30 che non parli di questo tema, almeno in un servizio, e che è al centro poi, come sapete, anche delle azioni economiche della Comunità Europea e del nostro Paese. E quindi quanto ci sarà ancora da sviluppare sostanzialmente nelle energie alternative, che a volte vengono un pochino sovraesposte, ci si affida un po' troppo a questo sogno dell'alternativo, che però va concretizzato ed è concretizzabile, e questo lo fa l'ingegnere. La rinnovabile fornisce energia elettrica, questa energia elettrica va studiata a livello di delivery, cioè di distribuzione. Qui vediamo invece una macchina, qui una classica turbina, sostanzialmente, come dire, che la genera energia elettrica. Ci sono in questo corso di studi anche componenti, per esempio fisica tecnica, che vedete con quante aziende hanno collaborato e collaborano per fornire poi a quella che è l'ingegneria civile, all'edilizia, per esempio delle pannellature, delle finestrature che siano, come dire, vantaggiose da un punto di vista sia del contenimento acustico sia da quello del contenimento energetico. Ancora, ma industria manifatturiera, di nuovo, diciamo, parlavamo del cucchiaino, qui vediamo un, come dire, un additive manufacturing di un modellino di un, come dire, di un piccolo torrione, o forse di una torre degli scacchi, ma è solo un esempio. Qua vediamo una moto, qua vediamo uno scarico, qua vediamo una marmitta catalitica. Lo stesso un parquet, anche un parquet va costruito. Se io faccio un parquet di spessore un centesimo di millimetro o di spessore 4 centimetri, forse ho sbagliato qualcosa. Quindi anche da un punto di vista strutturale dell'usura del materiale va attentamente studiato, analizzato e progettato. Industria manifatturiera vuol dire anche costruire macchine per costruire oggetti. Quindi non solo l'oggetto va costruito, ma ci vuole la capacità di progettazione, di messa a punto per costruire un oggetto che quegli oggetti costruisca. Quindi vedete, ci vuole il progettista, il responsabile della qualità, il responsabile di produzione. Qua andiamo sempre più verso il meccanico indirizzo gestionale, e quindi la messa a punto e lo studio ottimizzato di layout sia interno all'impianto industriale, quindi al capannone, tra virgolette, sia di collegamento fra capannoni, e qua vedete alla fine poi dei binari di delivery, sostanzialmente lo studio di quella che si chiama supply chain in inglese, e che studierete se appunto proseguirete sull'indirizzo gestionale. Infine, cose un pochino particolari, abbiamo, diciamo, anche la Formula 1 della vela, New Zealand e Luna Rossa e Prada, e ci vogliono sostanzialmente delle buone vele, e quindi anche studi di aerodinamica su oggetti di questo tipo, come anche poi c'è una branca nel nostro dipartimento di ricerca che si occupa del biomedicale, e questo fra l'altro poi anche lo rivedremo fra poco. A questo punto, prima di iniziare a visualizzarvi, ma durerà non più di un quarto d'ora il tutto, quindi vi incoraggio a resistere, vi faremo vedere dei video, uno ciascuno per i principali laboratori. Ci saranno dei video di 45 secondi ciascuno, quindi molto agili, molto veloci. Prima però vi vorrei far vedere un solo esempio, che è stato un esempio di ricerca. Questa è una slide molto fitta, molto strana, no? Che però mi piace farvi vedere. Di solito faccio vedere a motori, così chi sarà a motori l'anno prossimo mi sarò già bruciato, diciamo, questo oggetto, questo argomento, che però tratteremo in modo un pochino più approfondito da un punto di vista tecnico di come è stato ottenuto. E cioè, alcuni anni fa la Lamborghini Motori Marini, che era praticamente quasi l'unico, di fatto l'unico motore che c'era
in offshore, in class one, che però poi ogni team elaborava in modo differente, quindi noi eravamo invece, diciamo, legati alla casa madre sostanzialmente. Aveva, diciamo, delle prese d'aria, come vedete qui in alto a sinistra, piuttosto grandi, un po' da Formula 1 di una volta, e proprio per limitare le prestazioni e cercare di salvaguardare anche la vita dei piloti, farli andare un pochino più piano, arrivavano, mi sembra, a 280 km l'ora sull'acqua, che è qualcosa veramente di due motori da 900 cavalli, quindi è qualcosa, diciamo, di notevole, imposero una restrizione come la Formula 3. Una restrizione di questo tipo massacra, come sapete, avete fatto tutti macchine, l'exergia, quindi abbiamo meno pressione, quindi meno aria. Se abbiamo meno aria all'interno, diciamo, dell'airbox, che è, diciamo, no, qui adesso sì, è che è questo qua, all'interno dell'airbox c'è meno aria, quindi posso dare meno benzina o meno potenza. Quindi in un colpo da 900 sono scesi giù a 750 cavalli all'incirca. Solo mettendo questo restrittore, e vorrei incoraggiarvi a essere fiduciosi in ciò che avete imparato a macchine, per esempio, solo già progettando un diffusore, cioè ovviamente l'ugello di De Laval, l'ultima parte, la parte divergente, si è recuperata pressione e quindi siamo tornati su già di un 150-170 cavalli. Dopodiché siamo andati a studiare la distribuzione dell'aria sostanzialmente all'interno dell'airbox, in quanto viceversa c'era un insaccamento di aria sui cilindri posteriori e un vacuum, diciamo, un po' più vuoto sostanzialmente nei cilindri anteriori. Ve la faccio brevissima: abbiamo riprogettato tutto lo snorkel, questo è in fibra di carbonio, molto bello lo snorkel sostanzialmente definitivo, qui presentato, anche messo bello, diciamo, al Motor Show. Qui vedete il professor Battistoni, che è il nostro docente di fluidodinamica numerica, e qui vedete il recupero, appunto, siamo da qua, da questa curva verde, qui era addirittura tutto aperto senza neanche lo snorkel, ma questo, diciamo, è ti piace vincere facile, da qua eravamo crollati qua giù, guardate quanti cavalli abbiamo recuperato con lo studio che abbiamo fatto qui a Perugia. Dopodiché questo snorkel è stato installato sullo Spirit of Norway, che già vinceva, diciamo, il campionato, nonostante noi lo ha rivinto gloriosamente, quindi qua lo vedete in acqua, e vi faccio vedere un filmato. Questa attività che vi faccio vedere, questo filmato che vi faccio vedere, è tutto ciò che riguarda tantissime branche dell'ingegneria, cioè riunisce in un colpo solo l'aerodinamica interna, di cui abbiamo parlato, l'aerodinamica esterna, e vedremo fra poco perché, tutto l'aspetto strutturale e materiali della barca, tutto l'aspetto strutturale del motore, dell'elica, di tutto il sistema propulsivo. Vi faccio vedere questa cosa, guardatela serenamente, perché non succede nulla di grave a nessuno, proprio assolutamente niente, anche grazie, appunto, di nuovo, meccanica fredda, ad un telaio strutturalmente solidissimo che fa da cella di sopravvivenza per i piloti. Si sente, sì? Sì, si sentivano tutti gli effetti audio dell'incidente. Okay. Yeah, guys, got a bit of a problem, but we're up on my fire, but we're okay. Here to shut us down big time. Ecco, adesso qui si vede bene che cosa è successo, perché, ed è un problema di aerodinamica esterna. Vedete, prende aria sotto. Qui vediamo il cielo. Yeah, we're up the wrong way.
Ecco, che cosa è successo? In questo momento il pilota dovrebbe essere fortunato e abilissimo, togliere immediatamente propulsione in modo tale che per inerzia la barca riacquisti la posizione orizzontale. Non ha fatto in tempo. A questo punto comunque l'aria ha sollevato sempre di più lo scafo, e a questo punto lo scafo si è ribaltato. Quindi sono tutti studi esclusivamente ingegneristici a tutti i livelli. E quindi adesso andiamo a vedere un po' di laboratori che potreste utilizzare nella vostra tesi magistrale o anche già durante gli studi di insegnamento. Partiamo da fisica tecnica. Benvenuti nel laboratorio di controlli ambientali, dove tra le altre cose misuriamo le proprietà di materiali innovativi per il risparmio energetico degli impianti di riscaldamento e condizionamento a servizio degli edifici. Questa apparecchiatura permette di determinare le proprietà termiche, in particolare la conducibilità, misurando le temperature superficiali sui due lati del campione e il flusso termico che lo attraversa. La ricerca è incentrata sui materiali sostenibili, ad esempio derivanti dagli scarti dell'agricoltura, come la rolla di riso, scarti del legno, dell'industria tessile, oppure scarti della gomma, ma anche su materiali trasparenti innovativi, come ad esempio l'aerogel di silice, che presenta una conducibilità termica bassissima. Dei materiali trasparenti misuriamo anche le proprietà ottiche, importanti per il guadagno solare e la qualità della visione, mediante uno spettrofotometro da laboratorio, ma anche mediante prove su scala pilota in un campo sperimentale esterno, i cui dati sono utilizzati per validare dei modelli di simulazione a scala reale. Nel laboratorio Biocarburanti e Biochemicals si svolgono ricerche relativamente alla valorizzazione energetica delle biomasse. In particolare si svolgono studi relativamente alla produzione di bioetanolo, ma anche a quella di biodiesel, grazie al supporto di lieviti oleaginosi. Noi disponiamo di un reattore prototipale di steam explosion che consente di destrutturare la biomassa nelle sue componenti principali, cellulosa e emicellulosa, che attraverso successivi processi possono essere quindi utilizzate per produrre biocombustibili. Lignina, che nell'ottica dell'economia circolare viene anch'essa utilizzata, ad esempio, in processi di co-combustione. Siamo nel laboratorio di termotecnica. Mi trovo all'interno di una hot box, un dispositivo che permette la misura della resistenza termica di campioni a grandezza naturale, quali ad esempio gli infissi, che vengono installati in questa cavità che vi sto mostrando. Nel laboratorio caratterizziamo comunque il comportamento termico di materiali e componenti, quali per esempio dispositivi elettronici, grazie anche all'ausilio di codici di calcolo di simulazione che permettono di valutare le performance anche in condizioni non particolarmente note. Perfetto, benissimo. Adesso passo al successivo, sempre di meccanica calda, che è diciamo un po' il gruppo macchine. Quindi adesso chiudo. Benvenuti nel laboratorio mobilità sostenibile, dove si svolge ricerca sperimentale su motori a combustione interna innovativi a basso impatto ambientale, alimentati anche ad idrogeno, su motori elettrici, su motori ibridi elettrico-termico. Oltre alla sala prova per lo studio e sviluppo di prototipi per la produzione di serie, utilizziamo un motore ad accesso ottico tramite un quarzo nel pistone per visualizzare la combustione con una telecamera ad altissima velocità, come ad esempio mostrato in questi video di confronto fra candele d'accensione convenzionali ed accenditori ad effetto corona innovativi. Benvenuti nel laboratorio di Computational Fluid Dynamics del Dipartimento di Ingegneria. La CFD ad oggi è uno strumento utilizzatissimo, sempre più richiesto nella progettazione meccanica. Il laboratorio sviluppa strumenti software per prevedere con elevata accuratezza il moto dei fluidi in sistemi complessi. Ci occupiamo, ad esempio, dello sviluppo di nuovi modelli teorici per attività di ricerca e allo stesso tempo forniamo supporto alle più grandi aziende automotive italiane nelle loro applicazioni.
ad esempio come i flussi multifase che troviamo negli spray, o per il mixing e la combustione che troviamo nei motori a combustione interna, o in flussi esterni come in questa galleria del vento virtuale. Per svolgere queste attività utilizziamo risorse di calcolo interne, un cluster da 200 CPU presente in dipartimento, o risorse esterne, supercomputer in Italia, negli Stati Uniti e in Arabia Saudita, il tutto utilizzato sempre da remoto. Benvenuti, siamo al laboratorio Cella Combustibile del Dipartimento di Ingegneria. Ci occupiamo di accumulo dell'energia, principalmente idrogeno e batterie. Per quello che riguarda l'idrogeno, per via elettrochimica, quindi elettrolisi, è utilizzo tramite cella combustibile, dalla cella allo stack. Produzione di idrogeno per via catalitica, ad esempio reformi da biogas, oppure combustione di alluminio, ovviamente prodotto da energia verde. Questa è la sezione batterie. Lavoriamo ai test di aging su tecnologia al litio, sviluppo di nuove tecnologie a flusso, quale ad esempio anche le metallo aria, come in questo caso. Lavoriamo alla transizione ecologica. Vi aspettiamo tutti. Ciao. Buongiorno, qui siamo nel laboratorio SpryLab dove vengono effettuate misure di tipo fluidodinamico per la caratterizzazione di sistemi di iniezione. I sistemi di iniezione sono dei componenti fondamentali che determinano il comportamento in termini di consumi, emissioni e prestazioni di tutti i motori a combustione interna. La caratterizzazione viene effettuata in termini idraulici e in termini di evoluzione degli spray. La caratterizzazione in particolare dell'evoluzione degli spray avviene con tecniche laser non intrusive che sono mirate alla determinazione delle dimensioni e delle velocità delle gocce che compongono lo spray e la loro evoluzione complessiva. Questo tipo di caratterizzazione viene spesso effettuata in collaborazione con importanti aziende automobilistiche a livello europeo e con importanti realtà del settore motorsport. Bene, adesso passiamo alla meccanica fredda e quindi a cose più tipiche sostanzialmente dell'indirizzo costruzioni. Benvenuti nella Galleria del Vento Raffaele Balli. In questo laboratorio studiamo come le forze aerodinamiche influiscono sulla progettazione di veicoli o di qualsiasi oggetto che è sottoposto alla forza del vento. Andiamo a vedere com'è fatto. Si tratta di una galleria del vento a circuito chiuso e camera di prova aperta. L'aria viene spinta dal ventilatore da 380 kW per creare vento controllato sulla sezione di prova dove vengono misurati i carichi. Le motociclette sono state da sempre la nostra passione. Negli anni il laboratorio ha sviluppato le sue attività soprattutto sullo sviluppo di motociclette stradali e da corsa. Non sono mancate comunque anche altre attività che riguardano altri sport in cui è importante la performance aerodinamica e studi di particolari strutture esposte all'azione del vento come pannelli fotovoltaici. Benvenuti presso il laboratorio di progettazione meccanica e costruzione di macchine. I nostri studenti e i nostri laureati affronteranno con noi quello che significa progettare sistemi e componenti con gli approcci più innovativi che ad oggi sia possibile adottare, venendo così incontro alle esigenze di formazione qualificata che il mercato ci richiede. Nelle nostre attività
affrontiamo quello che si definisce simulazione virtuale delle funzionalità e della resistenza strutturale dei sistemi meccanici, utilizzando approcci classici agli elementi finiti e all'avanguardia come la dinamica multipolare. Affrontiamo attività di tipo sperimentale, finalizzate a mettere a punto metodologie di stima della capacità resistente in campo dinamico di componenti e materiali innovativi. Applichiamo infine queste metodologie di progettazione e verifica a casi industriali, in sinergia con importanti aziende che spaziano dal settore della meccanica classica a quello del veicolo fino a quelli dell'aeronautica e dell'aerospazio. Insomma, fatevi di divertirvi anche con noi. Benvenuti nella sezione di meccanica applicata, dove ci occupiamo della messa a punto di modelli dinamici dell'usura e della lubrificazione di componenti e sistemi meccanici al fine di incrementarne l'efficienza. Alcune delle nostre attività si svolgono presso siti e laboratori industriali. Come per l'indagine delle stabilità nelle tenute, come nello studio dei mescolatori e dei loro componenti, come nell'analisi del contatto ruota-rotaia e dei freni aeronautici. Inoltre ci occupiamo della progettazione e realizzazione di dispositivi robotici per la manipolazione di oggetti realizzati tramite stampa 3D presso il nostro laboratorio, i cui componenti vengono testati al banco. Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro laboratorio di tecnologia meccanica. Che cosa facciamo qui? Fondamentalmente sviluppiamo dei prototipi di macchine intelligenti, in particolar modo legate a quella della manifattura additiva e all'interno del contesto dell'industria 4.0. Macchine intelligenti che sono capaci, attraverso l'utilizzo di sensori di diversa natura, forza, accelerazione, vibrazioni, temperatura, sistemi di visione, di capire se c'è qualcosa all'interno del processo di produzione che non sta andando in modo corretto e addirittura capire se la macchina stessa ha delle problematiche. Parte del nostro lavoro è nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e simulazione che aiutano la macchina a capire cosa stia succedendo in ogni momento e quindi a prendere decisioni in modo automatico. Cosa imparerete venendo a lavorare con noi? Beh, acquisirete competenze nell'ambito dell'acquisizione, elaborazione dei segnali, intelligenza artificiale, automatica, tutte competenze estremamente ricercate ed appetibili nel mondo dell'industria 4.0. La bioingegneria consiste nell'applicazione dei metodi dell'ingegneria alla materia vivente. Una delle attività sperimentali riguarda la caratterizzazione meccanica dei tessuti biologici. Un'altra attività sperimentale è la simulazione dei carichi fisiologici su organi ipotesizzati ex vivo. Qui si vedono la laringoplastica equina. Le proprietà misurate sperimentalmente possono poi essere utilizzate per la progettazione di dispositivi meccanici a contatto col corpo umano, come questo chiodo endomidollare. Inoltre, l'attività numerica può riguardare la progettazione di protesi e ortesi innovative disegnate su misura, per poi essere prodotte con tecniche di manifattura additiva. Un modello total body come quello che qui vedete è stato realizzato ai fini della progettazione ed è stato anche utilizzato in ambito forense. Benvenuti nei laboratori di misure meccaniche e termiche, dove facciamo test di vibrazione e studi di fatica di componenti meccanici, ma anche sviluppo di tecniche di misura senza contatto basate su filmati termografici e filmati video per lo studio del moto, dello stress e delle deformazioni su componenti meccanici singoli o su macchine. Applichiamo queste tecniche anche a flussi per poter vedere come si muovono, ma flussi anche di oggetti meccanici, quindi di barre, tubi e cose di questo genere. Queste tecniche di misura senza contatto le applichiamo anche in ambito artistico e le abbiamo applicate anche per dare una mano allo sviluppo delle tecniche per dispositivi per combattere il Covid-19. Siete entrati nel laboratorio di scienza delle costruzioni per prove su strutture e materiali. Ampiamente utilizzato per attività didattica nell'ambito di corsi specifici di sperimentazione ed in particolare di tesi di laurea, dove vengono studiati nuovi materiali sostenibili e strutture innovative. La presenza dei numerosi pannelli in muratura testimonia l'attività di sperimentazione e verifica dell'efficacia dei rinforzi in essi applicati per resistere agli eventi sismici.
Ciao, sono Luigi Vergori, io mi occupo di meccanica dei continui. La meccanica dei continui è una teoria fisico-matematica il cui scopo principale è lo studio del comportamento meccanico dei materiali, sia essi nello stato fluido che solido. E ha un forte carattere interdisciplinare e proprio questa interdisciplinità ha spinto il professor Saccomandi e me a instaurare una fitta rete di collaborazioni internazionali con ricercatori provenienti da università europee e statunitensi. E proprio in virtù di questa fitta rete di collaborazioni internazionali noi abbiamo spesso spinto i nostri studenti a svolgere un periodo di studio all'estero dal quale sono ritornati arricchiti non solo dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista umano. Bene, da ultimo l'ambito gestionale. Benvenuti nel laboratorio di ingegneria gestionale, dove ci occupiamo di formare i manager del domani e di informare i manager di oggi. Non ho uno spazio vero e proprio di laboratorio alle mie spalle perché i nostri strumenti sono il PC, il tablet o per esempio i biosensori contenuti in device come gli smartwatch. Studiamo le relazioni umane, studiamo le relazioni tra imprese, utilizziamo tecniche estremamente innovative come la social network analysis, il text mining o le analisi dei big data. E lo facciamo con lo scopo di aumentare le performance delle aziende, dei gruppi che fanno sviluppo di nuovo prodotto e per supportare le decisioni manageriali. Lo facciamo con delle tecniche che vi invitiamo a sperimentare online e offline venendoci a trovare. La gestione degli impianti industriali e il project management hanno come oggetto di studio i sistemi produttivi. Le attività sperimentali, pertanto, più che in laboratorio, si svolgono direttamente in azienda. Le immagini che mi circondano testimoniano alcune di queste attività svolte in collaborazione con aziende locali. Queste spaziano dagli impianti manifatturieri in senso stretto, all'intera supply chain, all'ottimizzazione dei servizi. Le competenze quindi che si sviluppano sono in estrema sintesi quelle di natura economico-gestionale e logistica che integrano la formazione tecnico-scientifica dei nostri ingegneri. Allora, scusate, dicevo, ecco, riprendiamo. Allora, qui ci sono diciamo dei diversi link ad alcuni di questi laboratori, poi vorrei farvi presente che sempre organizzato dal professor Daniele Passeri con l'ausilio di tutti noi, sono stati organizzati per il mese di maggio, vedete, dei seminari aziendali con diverse appunto realtà industriali, diverse di ambito informatico ed elettronico, alcune anche di ambito meccanico, in particolare la Hexagon e la Loccioni. Allora ragazzi, io direi di concludere, e allora perché Perugia? Perugia perché la formazione è sicuramente di alto livello, come ho detto, come testimoniato dall'accoglienza, anzi dalla ricerca da parte di molte aziende a livello nazionale, aziende internazionali. L'ambiente è un ambiente raccolto, amichevole, positivo, non dispersivo. Ci sono dei ragazzi che sono andati a fare la magistrale al Politecnico di Torino, a Modena, in diversi atenei, alcuni di questi ragazzi sono tornati, si sono disiscritti lì e riscritti qua. Mi ricordo uno che veniva era andato al Politecnico, si era iscritto alla magistrale in ingegneria energetica e mi disse: guardi, io vedevo sempre ogni giorno una marea di persone, sempre nuove, un sacco di gente, poi andavo a lezione, sentivo cose che avevo già imparato a Perugia alla triennale, ho preso e sono venuto via. Questo è solo un esempio, quindi siate certi di questo, che tutte le attrezzature che avete visto, i laboratori che avete visto, non sono laboratori poi comuni. Io non credo che ci siano atenei che hanno contemporaneamente uno spray lab, un motore con accesso ottico e telecamera alta velocità, una galleria del vento 2 metri per 2, 180 km/h, un laboratorio fuel cell,
dei laboratori di fisica tecnica per lo studio dei parametri che abbiamo visto, tutto insieme. Quindi Perugia, per quanto sia una facoltà di ingegneria che è nata solo una, direi, trentina d'anni fa, sembrano tanti ma sono pochissimi, in questi 30 anni ha sviluppato veramente un know-how, una serie di tecniche e di tecnologie che spaziano dall'automotive, abbiamo visto, fino a ciò che è di ausilio all'ingegneria civile, all'ingegneria meccanica, all'ingegneria industriale, impiantistica ed energetica. Sul lavoro, infine, appunto, i nostri laureati sono veramente apprezzatissimi, già vi ho nominato General Motors, General Electric, Piaggio, Maserati, Ferrari, HP e Coxa. E quindi ecco, io spero di vedervi a settembre tutti quanti e niente, siamo disponibili sostanzialmente per chiarimenti, richieste da parte vostra, qualsiasi cosa, e anzi do a voi la parola.